parte del popolo del pirata, tutta quella gente che ha sempre creduto in Marco, Romagnoli e non. Quando vedevo il nome di Marco scritto sulle strade, da bambino dicevo, io da grande voglio scrivere il nome di Marco sulle strade. La nostra missione è quella di tenere il nome di Marco vivo in eterno. Però non esagerare, che sennò dopo la porta via. Grazie, proprio per devo bere. Devo bere. Non dare resto per che cosa? Alla fine Marco faceva divertire, magari anche col ghigno, ma faceva divertire. Siamo romagnoli, quindi il DNA non lo possiamo cambiare, ci piace stare insieme, ci piace far baracca. Che bello che è? Guarda che roba. Prendi un caffè, quanti caffè? Perché per 1, 2, 3. Parla uno che Marco effettivamente non l'ha mai conosciuto, non ho mai scambiato due parole con lui, l'ho sempre solo salutato quando si allenava sulle strade di casa, perché avevo la fortuna che passava sotto casa mia e quindi ogni tanto lo vedevo. Per noi Marco è ancora in gruppo e quindi questa è la cosa che ci contraddistingue. Eugenio Berzin ha mantenuto la maglia rosa, ma è Marco Pantani, 24enne romagnolo di Cesenatico, la grande rivelazione del giro. Dopo la vittoria di ieri, Pantani ha concesso il bis in quella odierna da Merano alla Frica con 3 Gran Premi della montagna. La cronaca. Vona è transitato primo sulla cima Coppi, la montagna più alta del giro, il mitico Stelvio. Poi sulla seconda salita della giornata, il terribile Mortirolo, il primo testa a testa del giro tra Indurain e Berzin. Poi a 15 km dalla conclusione lo scatto del knockout da parte di Pantani, che stacca sia Indurain che Cacaito Rodriguez. La nuova classifica generale, Berzin in rosa, ma il suo vantaggio è di soli 1 minuto e 18 secondi su Pantani. E l'anno scorso, quando mi sono ritirato al giro a 3 tappe dalla fine, mi sono giurato che sarei tornato quest'anno per fare bene, sicuramente non pensavo di fare tanto così, però molte volte la buona volontà premia. La gente si innamorò di Pantani quando scattò sul Mortirolo nel 94. La gente si innamorò di Pantani. Lui amava cominciare da ragazzino le salite ultimo per raggiungere e staccare tutti gli altri. Amava le sfide. Pantani non lo puoi dimenticare perché ha lasciato il segno, perché è andato a pizzicare la tua emozione, perché ti ha sempre lasciato qualcosa, nel bene e nel male. Ecco che Pantani incomincia quella progressione che avevamo a lungo attesa. Ha raggiunto Ellie che aveva staccato e sta raggiungendo il gruppetto di testa, quindi Pantani è già sui primi. Mentre qui sul traguardo gli italiani continuano a gridare vai, 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 Marco! Ora Pantani va, vola verso il mitico traguardo, l'Alpe d'Huez. Ha sbagliato strada! Ed eccolo là, scattare ancora. Splendida questa azione di Marco Pantani.
Marco Pantani che può alzare il braccio, vince, sembra quasi che discuta con se stesso, sembra quasi che parli con se stesso per spiegarsi, per raccontarsi questa splendida vittoria. Io credo che la gente non ami troppo l'invincibile, ama quello che vince ma che fa veramente fatica, poi cade e poi si rialza. E siamo al ciclismo. Dimesso dall'ospedale di Rimini, Marco Pantani. Il corridore era stato investito il 1 maggio da un'auto mentre si allenava sulla Via Emilia. Buonasera, l'incidente di Marco Pantani, investito nel finale della Milano-Torino e ricoverato in ospedale con la frattura di tibia e perone della gamba sinistra, è purtroppo il fatto saliente di oggi. Ha un ematoma sulla coscia sinistra, ma la cosa importante di tutto questo è che ha una frattura esposta della gamba sinistra. Credo che la serie di incidenti che ha avuto abbiano contribuito tantissimo a costruire il personaggio Marco Pantani. 3, 2, 1, stop! Credo che sia stata una casualità, non credo che ci sia la possibilità che un essere umano abbia un destino, ecco. Ho questa paura di non ritornare ad essere quello di prima e quindi una grande paura, ecco. Io mi ricordo quando dopo il 96 reagì a quell'infortunio con quel ferro in una gamba, quello che fece. Lui, secondo me, passate già 3 ore da quell'infortunio senza neanche sapere se sarebbe tornato poi a correre su una bicicletta realmente, perché aveva una gamba più corta e non si sapeva appunto se l'osso, lui era già mentalmente proiettato in una nuova sfida. La Mercatone 1, Pezzi e Cenni riportarono la Mercatone nel ciclismo per prendere Marco Pantani. I dubbi ci sono attorno a me, le sento queste incertezze. Pantani sarà come prima, Pantani avrà recuperato, la sua gamba sarà come prima. Siamo ripartiti. Sul Terminillo, 97, vinse Tonkov, Pantani arrivò terzo, tutti contenti. 2 giorni dopo, un gatto grigio nella discesa del Chiunzi, in campagna, vicino a Napoli, attraversa la strada. Pantani non era in testa, non era in coda, era in mezzo al gruppo. Il gatto è passato quando transitava Pantani. Arriva con un quarto d'ora di ritardo, il giorno dopo lo porto a casa, da Cava dei Tirreni a Cesenatico, 6 ore di viaggio. Dopo 5 ore di assoluto silenzio, a un certo punto viene fuori e mi dice, perché lo accompagna a casa, perché capitano tutte a me? Cosa ho fatto di male nella mia vita? Iniziano gli scatti, 13ª tappa, l'Alpe d'Huez. Pantani incomincia il suo forcing nella scia di Pantani Virenk, poi Urrich in terza posizione. Ecco, va Pantani. 8 km della conclusione e l'Alpe d'Huez ci riporta alla grande Pantani. Sono rasoiate, sono scatti che si pagano e Urrich giustamente si volta, controlla, non deve rischiare niente. Adesso il percorso è un po' più leggero, la salita è meno pesante.
pirata, il pirata ha colpito, eccolo con le telecamere fisse, a 2 anni di distanza dalla sua ultima vittoria, il Tour de France ci ripropone un grande, un grandissimo Pantani. Valeva la pena tentare, insomma, c'ero riuscito nel 95 e non mi interessava nemmeno degli avversari, mi interessava sapere e vedere se potevo fare quello che avevo fatto 2 anni fa. Marcello Pieri, sono un cantautore di Cesena, scrivo canzoni da che sono bambino. In qualche modo ho capito dopo che è stato il mio dono ricevere questa capacità, mio malgrado, di scrivere le canzoni. Ho conosciuto Marco Pantani negli anni 90, quando comunque tutto il mondo era diverso. Era il 1997 e mi chiamò e venne qui a casa mia perché aveva quest'idea di voler provare a partecipare a Sanremo, e quindi gli chiesi di raccontarmi un po' di lui. Così si mise a parlare della sua caparbietà, della sua volontà, e gli dissi: vabbè Marco, io ci provo a scriverla, dai, ci sentiamo, se mi viene ti telefono. Ci sarà una biciclettina nel cortile di una casa che farà partire i sogni di un bambino. Mi mangiavo le candele quando mi mancava il fiato, mi vedevo il lungomare nei traguardi che ho tagliato. C'era lei nell'infinito. Insomma, in qualche modo questa canzone nacque in mezz'ora. Arrivò giù come dal cielo e lo chiamai, che non era ancora tornato a Cesenatico, e gli dissi: Marco, la canzone è nata, se vuoi tornare indietro. Tornò indietro e gliela feci ascoltare e si commosse, gli piacque molto. E allora disse: secondo me questa la dovrebbe cantare Renato Zero, comunque dai, proverò ad andare a Sanremo. E io mi permisi di dire: ma Marco, però secondo me non è il caso, è meglio che corri, ti concentri nelle cose, perché era veramente stonatissimo. Cioè, voglio dire, c'è anche altra gente che va a Sanremo che canta male come lui, però gli sconsigliai di andare. Perché noi romagnoli siamo un pochino eccessivi in tutto, e per esempio anche nell'orgoglio. Per noi è più importante l'orgoglio del conto in banca, cioè il nome. Noi, capito, se ci sputtanano ci fa più dolore che perdere dei soldi. Ci sono dei caratteri, e io in quello mi sono sentito molto vicino a lui. Ci sono dei caratteri che più gli dici che devi lasciare stare, più si impuntano. E in lui ho percepito questa volontà di farcela per dimostrare qualche cosa, come se lui volesse far sapere, urlare al mondo che lui valeva. E in più sicuramente aveva questo cuore che gli batteva meno degli altri e gli ha dato questa potenza sportiva unica. La vita mia non è una corsa in bicicletta, la vita mia forse è vincere la fretta, la vita mia è un traguardo sempre più lontano, è una salita e poi un altipiano, c'è un po' di poesia, è volontà che si è fatta strada e non importa che io vinca. Il Giro del 98 è stata una storia bella di 21 giorni, piena di fatica, di imprevisti, di grandissime prestazioni. C'è un nuovo attacco di Pantani, ma Tomkov si riporta prontamente
nella scia del romagnolo. Forse ce la fa, attenzione! Attenzione! Nel momento definitivo, Pantani scatta, Tolkov si è seduto, l'ennesimo scatto adesso. È stato decisivo. Scatti a ripetizione per essere sicuro della vittoria finale in questo giro. Quanto deve avere prima del cronometro Pantani? Per essere sicuro dovrebbe avere un paio di minuti, quindi oggi può anche infliggere un minuto a Tonkov, penso un po' meno perché mancano solamente 1300 metri alla conclusione. Però bisogna vedere, come vi dicevo prima, in Durai 3 anni fa andò in crisi a 3 km dal traguardo e prese 3 minuti. Ormai sul rettilineo finale per questo applauso, questo osanna da parte di tutti i tifosi. Clacson che apre la strada, Marco Pantani, ultime pedalate, Marco Pantani vince, trionfa, alza le braccia al cielo. I've been trying to do it right, I've been living a lonely life, I've been sleeping here instead, I've been sleeping in my bed. My bed. Hey! So show me family, hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong, hey! I don't know where I went wrong. Hey! I can write a song. Hey! I belong to you, you belong to me, my sweet. Lui a Cesenatico ritrovava se stesso, ritrovava Marco. Io vedevo la differenza dalle corse a quando tornavamo a casa. Casa era proprio, tornava a essere Marco. Quando Marco scattava, quando eri nelle valli su per il Pordoi, così si sentiva proprio il boato, come un boato dello stadio quando c'era un gol uguale. Sotto il sole ti riuscirò a ritrovare, tra centinaia e centinaia di file, gridando il tuo nome. Luciano Pezzi ha avuto questa idea di avere dei ragazzi romagnoli o emiliani. E quindi decisi di accettare, lì si formò questo gruppo con un nucleo di corridori locali, ma anche il personale tecnico era quasi tutto della zona, apposta per dare questa sicurezza a Marco di essere in una famiglia che credeva in lui. Poi ovviamente furono aggiunti tanti altri corridori di valore e qui appunto nacque la Mercatone 1. Mare Adriatico, l'ubriaco, ti benedico. Io sono stata mandata a seguire Pantani anche perché ero romagnola e lui nel nostro primo dialogo mi mise alla prova parlando in dialetto per vedere se davvero si poteva fidare di me. E mi ricordo che parlavamo spesso prima delle tappe in dialetto, facendo arrabbiare un collega della Gazzetta dello Sport che il dialetto romagnolo non lo capiva e aveva paura che Pantani mi raccontasse chissà quali cose. Cosa fare come un gabbiano che non riesce a capire. Tra giro e tour, quando aveva vinto il giro, ci allenavamo nelle nostre strade qui in Romagna, facevamo sempre la superstrada di San Marino e la bloccavamo. Era una cosa impressionante, la gente si fermava in macchina e un giorno in una fontana ci fa: ma se io vado al tour lo vinco? E noi ci guardiamo un po', e per lui mi ha detto: ma in queste condizioni qui se arrivi sul podio è già il massimo. No, io vado al tour per vincere. Ecco il testa a testa più atteso, Ulrich nella scia di Pantani, Ulrich, poi Jalabert.
Urric che si volta, cerca aiuti, chiede aiuti, Pantani prosegue concentrato. Urric ha resistito in un primo momento, poi sta perdendo decisamente terreno, doveva attaccare e ha attaccato il pirata Grai del Giro, grandissimo Arturo. Un duello alla grande, un duello in cui sono di scena i due grandi primi attori. Ed eccoci nella scia di Pantani, Pantani lanciato all'inseguimento dello svizzero, lanciato all'inseguimento della maglia gialla. Ed ecco che Pantani scatta nuovamente, affianca il leader della corsa, che questa volta lo svizzero lo ha guardato, non accenna neppure a portarsi nella scia di Pantani. Sulla sinistra Pantani, Pantani che ora è primo in questa tappa, sulla destra il primo della classifica generale. Il miglior scalatore di questo tour è il miglior scalatore al mondo in questo momento. Una bellissima giornata, una grande giornata, ieri aveva sfiorato il successo piazzandosi secondo, oggi è andato a vincere. Nel 1992, poi ho seguito Marco come nessuno, neanche i suoi genitori. Questo è quando abbiamo inaugurato il club, questa è una piccola festa subito dopo, che anche lui era un po' sorpreso, perché era un po' sorpreso. Le vedi ste scritte? Falle vedere, perché questa è la firma indelebile, eh? Non ce ne sono altri che scrivono così. Noi ne abbiamo fatto delle migliaia, quintali di vernice. Brindisi per Marco Pantani. Alla salute, ragazzi. Alla salute. Qui nella zona c'erano le elezioni e tutti pensavano che io facessi propaganda per un Pantani del mio comune. E il postino mi dice: guarda Bianco che sei nell'occhio del ciclone perché ti sei dato la politica. Ma che politica? Politica? Non so neanche che cosa sia. Dico, guarda che io scrivo Pantani il corridore. Ci siamo posizionati a 5 km dalla vetta del Galibier. Tempesta, acqua, una brutta giornata era. Quando lo speaker annunciava che erano nelle vicinanze, che erano a 500-600 metri, mi sono detto, adesso comincio a vedere le scritte. Questa è una puntura di adrenalina. Attaccò proprio quando iniziarono le nostre scritte, perché io scrivevo, mi facevo un chilometro, 10 passi, una scritta, 10 passi, facevamo 40-50 scritte. Pantani in mani basse, Ulrich continua a voltarsi, ormai da solo, potrebbe partire Pantani, se sta bene parte adesso, eccolo, difatti parte. Ecco, parte Pantani, attenzione, l'atteso scatto di e Pantani. E non risponde Ulrich. Non risponde Ulrich. Avevo l'impressione di sentire il momento in cui lui poteva scattare. Forse perché conoscevo Marco, forse perché conoscevo le salite e forse perché sapevo che era il più forte. Pantani ha dimostrato di voler vincere il Tour de France. Non ha nulla da perdere, ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto una tappa al Tour e quello era il suo obiettivo. Adesso sta cercando di vincere questo Tour de France, mentre Ulrich, vedete, non reagisce affatto. Lui ti avvisava, si toglieva il brillantino, si spogliava, buttava gli occhiali, quindi lo sapevi. Poi fra l'altro lo diceva il giorno prima, io attaccherò lì, farò questo, e aveva la straordinaria capacità di fare esattamente quello che aveva annunciato di fare. Signori, quando questo ragazzo scatta non c'è niente da fare. Penso che lui riuscirà a mantenere o comunque e addirittura anche a guadagnare ancora anche in discesa per presentarsi sull'ultima sparata finale delle Deux Alpes nelle migliori condizioni. Oh, we can be heroes.
caduto. Accidenti. È caduto. No, forse no. Non riusciva a mettersi, fortuna non si tratta di un incidente, non riusciva a mettersi la mantellina, ha preferito frenare, aspettare l'ammiraglio a farsi aiutare. Non va più, non va più. Quello che noi cerchiamo in fondo quando andiamo a vedere uno spettacolo come lo sport è qualcuno che sia in grado di cambiarti la vita con un gesto, e lui lo faceva. Perché il difficile cos'era? Il difficile era che quando qualcuno ti aspettava tu c'eri. Aveva questa capacità di portarti in bici con lui, al di là di fatto di noi che eravamo amici, ma anche di uno che non l'aveva mai visto. Te lo testimonia il fatto che adesso gente che non l'ha mai visto, che è nata dopo tutto quello che ha fatto lui, è lì sulle strade a tifare per lui, e lui non c'è. Marco Pantani ha dimostrato non solo tutta la sua classe, ma la sua saggezza tattica, il suo cuore e il suo coraggio. Concentratissimo, è la seconda vittoria per Marco Pantani dopo il knockdown nel primo arrivo in salita, il KO in questo secondo arrivo. Continua a scattare soltanto subito dopo aver superato la linea del traguardo. Marco Pantani si concede il gesto del trionfo. Tempi difficili, se te l'avessero detto, ci avresti creduto? Non ci avrei creduto, e probabilmente fra qualche tempo non ci crederò. Insomma, è un qualche cosa che spero rimanga nei miei ricordi. Il primo taglio, presidente, il primo. Nel ciclismo è stato qualcosa di inspiegabile, cioè è difficile oggi raccontare cosa è stato Marco Pantani. Mi ricordo di Marco quando cantava in bicicletta, quando mangiava le piadine, il più grande mangiatore di piadine alla Nutella è stato Marco Pantani. Mi ricordo di lui quando pedalava e non portava mai da mangiare, voleva vedere, voleva provare il fisico, no? Un giorno mi raccontava, io uscivo senza mangiare e uscivo senza soldi per vedere dove mi potevo spingere. Dopo 200 km entravo in un negozio e prendevo magari, non so, una cioccolata, un biscotto, e poi dicevo, passo dopo a pagare, e loro dicevano, no, sei Pantani, non c'è bisogno che tu paghi. Pantani fora, un momento non riesce importante, vediamo che... No, non aveva forato. Salto di catena. Sì, sono proprio alle spalle della maglia rosa. È stata l'assistenza Shimano a dargli la bicicletta. Quando uno ha un incidente all'imbocco della salita, 10 km dal traguardo, il nervoso delle volte ti può bloccare. Adesso Marco Pantani, sempre con il preziosissimo aiuto di Velo, che è l'ultimo a mollare, ha già perso contatto anche in Zaina, ha raggiunto oltre ad Axelson anche Cepe Gonzalez, è in crisi ancora una volta in Menes, e ha perso contatto anche Noè. Pantani
Pagani che ha raggiunto Savoldelli, De Paoli, poi vediamo anche Clavero e in testa questo gruppetto Simoni, Gilberto Simoni. Parte. Rinfrancato, parte, ha avuto un attimo di difficoltà, ha superato questa crisi psicologica più che fisica ed eccolo là, Pantani ormai lanciato all'inseguimento. Make it go. E riparte, Gialaberto lo controlla, scatto in progressione di Pantani, una grandissima azione, dobbiamo dire, una tappa veramente splendida. Eccolo, tifo da stadio qui ad Europa. Un tifo da stadio calcistico, Pantani non si rialza, non molla sino al traguardo e poi si concede l'alzata delle braccia. Quel giorno ero a Europa all'ultimo tornante con mio babbo e mia mamma e mi ricordo che c'è stato un boato quando Marco ha passato Gialaberto. There is a house built out of stone. Mi ricordo che quando è passato davanti a noi è passato velocissimo. È arrivato al traguardo, non ha neanche alzato le braccia perché non pensava di aver vinto. Diciamo che io condivido questo amore per Marco con mia moglie Valentina. Senti, ma questa la possiamo mettere lì nella finestra, vicino alla finestra del bagno, lì? Dove abitavamo prima avevamo, diciamo, un piccolo corridoio. Poi 3 anni fa ci siamo trasferiti, abbiamo comprato casa e tra le tante cose che abbiamo cercato della casa era un posto per allestire, diciamo, un, tra virgolette, un museo. Dico sempre al mio amico Stefano che pagherei 10 anni di vita per vederlo 10 anni prima, diciamo, perché ho visto solo gli ultimi anni. Proprio i ricordi più nitidi sono quelli del Tour de France, che il pomeriggio mi mettevo lì attaccato alla TV a 20 centimetri e aspettavo che partiva e beh, quello era quello che aspettavi e quello che, non dico che eri sicuro, però dai, era quello che volevi. E lì era un'emozione indescrivibile. Ancora con le immagini di Pantani, domani è atteso l'ennesimo grande show della maglia rosa. Domani 21esima tappa, Madonna di Campiglio, Aprica. Sta per esplodere una bomba sul giro, controlli antidoping effettuati stamane, pare che Marco Pantani non possa prendere il via in questa tappa, la più attesa, quella del Gavia e quella del Mordirolo. Se Laura Valle, la nostra regista, fa uno stacco, io credo sia possibile con una delle nostre telecamere, ecco, quello che vedete lassù è l'albergo con dove alloggia la Mercatone 1. Noi non sappiamo cosa è successo, non riusciamo a capire cosa è successo. Avevamo già fatto controlli prima, erano nella norma. Eravamo qui per festeggiare e dovremmo protestare. Pantani è puro come il Vangelo. Lui quel giorno, quel verdetto, quella giornata non l'ha mai digerita, anzi si è proprio incattivito. Perché forse ha capito che c'era qualcosa che non funzionava. La cosa che mi sembrava più evidente ai miei occhi era che lui in qualche modo si vergognasse di quello che era successo e questo non sarebbe cambiato più. E la cosa che però devo dire mi ha fatto più male è che molte persone che fino a poco tempo prima mi hanno portato fra le stelle,
mi hanno ributtato nelle stalle. Perché non vai al Giro di Francia, lo vinci? Perché qualcuno dubiterebbe ancora. Chiunque di noi lo conosceva, Marco, da dopo quel 99 lì, se lo guardava negli occhi, quella luce lì non la trovava più. Questo è poco ma sicuro. E quella luce lì gli è andata via per sempre. Gliel'hanno tolta. Ormai Pantani è a 20 metri dal gruppo Maglia Rosa. Nel giro che ho vinto nel 2000 ha avuto un ruolo importante. Ecco qua Pantani che si aggancia al gruppo dei leader. Colle dell'Agnello, salita lunghissima, eravamo rimasti davanti in 4-5 corridori. Lui era staccato, tanto tifo. A un certo punto con i tornanti sentivamo la gente che gridava ancora più forte. Scolliniamo la salita, io non me ne ero accorto, a un certo punto arriva un corridore che mi dà una borraccia. Lo guardo in faccia e Marco Pantani, dico, ma cosa fai qua? Successivamente discesa, iniziamo l'Isoar e lui lì fu fondamentale perché gestì il ritmo. Giornata non particolarmente positiva, proprio per questo motivo molte volte gli dovevo dire Marco cala un po' perché sennò mi stacco. Marco non parlava mai degli altri, in realtà ne parlava pochissimo. Come se gli altri non esistessero, parlava poco di Armstrong, parlava poco di Urwin. E potrebbe sicuro essere lo scatto qua. Decisivo, potrebbe essere lo scatto decisivo per questa tappa. Era convinto che se lui avesse fatto Pantani, gli altri sarebbero arrivati dopo. In crisi a Lourdes Takam, ma quest'oggi splendido. Forse è poco definirlo splendido sul Mont Ventoux. Lance Armstrong lasciò la vittoria, ma fu troppo plateale. Disse, ho lasciato vincere l'elefantino perché lo prendeva in giro per le orecchie a sventolo. E Marco poi dopo vinse a Courchevel, fece una vittoria delle sue, di quelle in cui mise dietro tutto, no? E si ripete la sfida tra Pantani e Armstrong, ha ceduto Livingston, sono in tre, Pantani, Armstrong, Virenque. Assieme sul Mont Ventoux, assieme ieri per un paio di chilometri sull'Isoar e quest'oggi nella salita verso Courchevel. Pantani con Armstrong. Parte Pantani e potrebbe fare il vuoto. Vediamo, Eras sicuramente non riesce a rispondere. Pantani 20 metri in pochi secondi ha guadagnato. Armstrong invece continua a salire col proprio passo. Courchevel e anche il sovrano Lance Armstrong è stato staccato. Se ci penso adesso mi manco un amico, che era un amico prima di tutto, non un capitano.
Io so benissimo che i suoi compagni di squadra hanno fatto di tutto per aiutarlo, ma è lui che in una certa situazione si è rinchiuso in un suo mondo, forse anche composto da qualche amico che non era un amico. È arrivata una notizia tremenda, non posso che dire così, naturalmente aspettiamo riscontri. Sarebbe stato trovato morto il ciclista Marco Pantani questa sera in un residence di Rimini. A questo momento non è stata fornita ancora nessuna versione precisa sulla fine dell'atleta, che aveva 34 anni. Forse un semplice malore, forse un collasso dovuto all'assunzione di una dose massiccia di farmaci ansiolitici. Che cosa faceva lì da solo? Pensava e scriveva. Edema cerebrale, edema polmonare, così è morto Marco Pantani. C'è una novità dell'ultima ora sull'inchiesta, si lavora sull'ipotesi della morte come conseguenza di altro delitto. Quando Marco Pantani vinceva erano tutti vicino a lui, e è morto solo. Noi abbiamo tutti quanti colpa, te, io, lei. Più che un museo è la casa di Marco. Oltre a quella ciclistica era proprio la sua vita in generale, quello che c'è qui dentro. Vediamo i trofei, le bici, ma allo stesso tempo il suo sorriso, la sua passione, quello che ci riporta a lui è questo. Oggi sarebbe bello che ci fosse lui, che magari con gli aneddoti ci racconta, cioè ci avesse raccontato, non so, questa bicicletta l'ho usata quel giorno. Purtroppo non è così. E quindi questo fa male. Io ero veramente piccola quando Marco fece tutte le sue imprese, o comunque tutti lo conoscevano per Marco Pantani, io lo conoscevo come Marco, lo zio. Adesso sono diventata mamma anch'io e inizio a capire in parte il dolore di Tonina. Quindi Tonina si è fatta delle promesse ed è giusto così, che ha la sua battaglia, quindi rendere giustizia al proprio figlio. I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. I look into your eyes, there's just devils in here. Long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. But you feel a dirty wind blowing. Devil's in us. But I got God on our side. We're just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. Turn your heart black, you can trust. Take your God-filled soul, fill it with devils and dust. Take your God-filled soul, fill it with devils and dust.